La bottega Beneforti, restauratori di mobili antichi, viene fondata nell'Oltrarno dove ancora si trova da Ferruccio Beneforti. Come ogni tradizione che si rispetti, la vena artigiana si è tramandata di padre in figlio e oggi è Simone Beneforti a tenere le redini della ditta con l'aiuto di collaboratori esterni. Da oltre 10 anni Simone insegna laboratorio e restauro del legno al Centro Europeo di Restauro di Firenze, ma la sua formazione è stata delle più classiche per un artigiano. Bottega, bottega, bottega. Con tutti i dipende del caso, ci vuole circa un mese a restaurare un mobile antico. Lavorare con la patina del tempo che contengono, rispettandola. L'emozione più grande, dice Simone, è conservare l'opera e tramandarla ai posteri. Parola d'ordine per chi fa questo mestiere, non camuffare la storia. Il restauro deve essere visibile e possibilmente reversibile. Quando un mobile antico entra in bottega, che arrivi da un museo o da committenze private, si procede con una dettagliata documentazione fotografica. La prima vera fase del restauro inizia con la disinfestazione tramite l'iniezione di una miscela di perimetrina e petrolio, un metodo brevettato dall'opificio delle pietre dure. Fase delicata è la ricomposizione degli intarsi. Vengono interamente ricostruite e poi scollati con il vapore pezzo per pezzo per poter inserire solo le parti mancanti. La lucidatura finale è a base di gomma lacca, una resina naturale derivante dalle secrezioni di un insetto indiano, sciolta in alcol. Per la pulitura delle superfici dorate e decorate si utilizzano soluzioni di solventi che rimuovono la vernice. Il colpo d'occhio è sorprendente. Ma non è finita qui. Occorre una manitura in gesso sulla quale viene stesa un'argilla colorata dove finalmente applicare la foglia d'oro. Questa sorta di uncino con la pietra d'agata serve alla fase finale della brunitura. È questa la cosiddetta doratura a guazzo usata anche in pittura. Lamine sottilissime di oro zecchino vengono trasferite con delicatezza e l'aiuto indispensabile di un pennello morbido sulla superficie da dorare, non prima di una passata di guazzo, una particolare composizione che ne assicura la tenuta. I metodi di lavorazione non sono cambiati, oggi si restaura ciò che secoli fa si costruiva, ma per aggiustare bisogna saper fare. Il primo compito del restauratore di mobili è essere un buon falegname. Palette per piallare il legno, scalpelli, raspe, rasiere, seghe, tra cui questa costruita da nonno Ferruccio che Simone continua ad usare ancora oggi. Le pareti della bottega Beneforti sono decorate con gli attrezzi di lavoro. La piccola bottega in via Maffia la conoscono le grandi famiglie fiorentine, ma anche Palazzo Pitti, la Galleria degli Uffizi, la Biblioteca Ricciardiana e Maurgelliana, tutti clienti di Beneforti.